6 minuti di fuoco, 6 minuti paradossali se si pensa all'evolversi del match e 6 minuti dannati che hanno ricordato anche la finale dei grandi appartenente alla Champions League edizione 2005. Allora in campo c'erano Liverpool e Milan, a Misano, strano campo per chi si chiama Real Miramare, danno vita a una partita bella, vincente, da applausi le due compagini chiamate Real Miramare e Nova Feltria. Il ritorno a gol di Lorenzo Fravoni dalla sua mattonella chiamata calcio piazzato e l'arrivo di Stefanelli in doppia cifra in quanto a marcature sigrate sono le note lieti di un amarissimo verdetto, forse impietoso. A immagine di partenza nello scacchiere gialloblu vediamo il rientro record in difesa di Andrea Gabrielli ad un mese dall'intervento al menisco, mentre dall'altra parte il dilemma sorge spontaneo, che ci faccia docente in queste categorie è ancora da capire. Tuttavia a Nova Feltria arriva la pacca sulla spalla anche degli avversari. È riuscito a portare a casa un risultato contro una squadra che non merita la classifica che ha. Facciamo ancora troppi errori su situazioni che proviamo e riproviamo in allenamento. Spero che questa rimonta fatta con il cuore e con la determinazione ci faccia capire che siamo una squadra che ha delle qualità ma che non si può permettere di giocare sotto ritmo e considerarsi brava, perché se non si lotta e non si guadagna il pane fino all'ultimo secondo le partite non si portano a casa. Ritorno al sorriso per Lorenzo Fravoni che da buona faina inventa una traiettoria velenosa che batte l'incerto Gozzi, dando la prima gioia di giornata al team gialloblu. Chiara Vallotti, che non vuole essere da meno del collega, insiede alla porta di Ronci, bravo ad evitare il peggio. Lo stesso Chiara Vallotti dialoga con Docente, il quale non inquadra il bersaglio. Che Fravoni giochi col sorriso si comprende quando, nuovamente da calcio piazzato, con insistenza di uno che gioca fisso alla PlayStation, disegna una traiettoria nuovamente velenosa. Gozzi carambola nell'incertezza precedente e Cupi ringrazia trovando il tapis vincente per il 2-0. Il Nova Feltria esprime un buon calcio e andrebbe anche al tris se il colpo di testa di Federico Baldirini non venisse annullato da una posizione di offside. Festa nuova feltrese? Assolutamente no. Il perché ci viene spiegato dal tecnico Guerra. L'aspetto del calcistico fino ai 60 minuti lo salverei completamente, in maniera indiscussa. Invece, per quanto riguarda la concentrazione, la mentalità che bisogna portare fino alla fine dei 90 minuti, pessimo. E quello che succede dopo è quanto detto dal tecnico. Sortito offensivo di Docente, stesso in aria e calcio di rigore. Dagli 11 metri, palla nel set e nulla da fare per l'incolpevole Ronci. Stessa misura e stesso giudizio ad inizio ripresa. Stefanelli, spedito in porta, viene fermato così da Biagini. Dagli 11 metri lo stesso nazionale sanmarinese firma i tris. Doppietta personale e quota 10 toccata in stagione. Sul 3-1 ospite inizia l'assedio del Real Miramare, prima con Chiara Vallotti che chiama alla grande risposta il portiere Ronci, poi con un colpo di testa Docente che si spegne alto. Nel mezzo il tiro di Antonelli che viene bloccato dal neoentrato Casalboni. Si accendono ulteriormente gli animi, Chiara Vallotti per una reazione viene ammonito per la seconda volta e allontanato dal terreno di gioco. Qui in Nova Feltria accarezza il sogno di vivere una giornata tranquilla, mai valutazione più azzardata. Ronci su traversone di Biagini viene anticipato in uscita dal colpo di testa vincente di Docente. Giochi riaperti e 2-2. Poco dopo, altra leggerezza ospite, Bonucci in area avversaria, ha il tempo di girarsi e trovare una volée vincente che batte l'incolpevole Ronci. Gran gol e palla al centro, questa volta siamo sul 3-3. Sale a questo punto la tensione, i nervi diventano difficili da controllare ed ecco che il Real ne approfitta. Punizione di Docente, Ronci non trattiene, sulla ribattuta Parma alza clamorosamente la mira e al fotofinish Docente dentro l'area di rigore viene lasciato colpevolmente libero di girarsi e di infilare la rimonta clamorosa che sa di beffa amarissima per il Nova Feltria e di gioia incontenibile per l'ex Rimini e i propri compagni. 4-3 e applausi a scena aperta per una partita di errori, di interpretazioni sbagliate ma con 7 gol all'attivo. Un classico esempio come il pallone possa spedirti in un attimo dalla totale gioia alla completa disperazione.